Ciao a tutti, bentornati sui miei canali. Oggi finalmente sono qui con il terzo video della famosa saga di Horror Corner, con me ovviamente. Allora, questo è l'ultimo video, ma ovviamente se voi avete altre storie, mentre avete visto i precedenti due e questo qua, ditemelo che così ne faccio un quarto, quando mi avete detto le storie, e lo registro. Comunque, cominciamo subito con le storie, che come al solito sono corte, ma sono d'impatto. Allora, la secco, scusate, nella lista, quella famosa che vi ho detto nel precedente video di DJTV, è La Porta dell'Inferno. Il titolo dice tutto. Il fatto sarebbe accaduto in Siberia, dove uno scienziato russo avrebbe effettuato una perforazione nel terreno così profonda che calando un microfono al suo interno avrebbe sentito le voci e le urla dei dannati. La registrazione sarebbe stata fatta a una profondità di 9 miglia, ossia poco più di 14 km. Il dottor Atsakov racconta così la sua spedizione. La perforatrice all'improvviso cominciò a ruotare velocemente, indicando che avevamo raggiunto una grossa caverna a cavità vuota. I sensori della temperatura mostrarono un drammatico aumento di calore fino a 2000 gradi Fahrenheit. Cioè. Noi calammo giù lungo il condotto un microfono, designato a rivelare i rumori dei movimenti della piastra. Ma invece dei movimenti della piastra, sentimmo una voce umana gridare dal dolore. Inizialmente pensavamo che il suono proveniva dalla nostra attrezzatura, ma quando facemmo gli adattamenti furono confermati i nostri peggiori sospetti. Punto rivelatore. Gli urli non erano quelli di un singolo essere umano, essi erano gli urli di milioni di esseri umani. In poche parole erano finiti all'inferno. In poche parole. Che storie, gente, ma che leggende sono? Vi prego, ditemele voi perché veramente io non so più cosa dire. Poi, terza storia della lista, Tiyanak. È una creatura vampirica nata dai racconti della mitologia filippina che ha le sembianze di un bambino appena nato. Dopo vi mostro la foto. Si narra che questa creatura pianga nella foresta per attirare i visitatori incauti. Io non andrò mai in una foresta nelle Filippine di notte, cioè proprio non esiste. Una volta che la vittima ritraccerà il suono, troverà il bambino mentre giace a terra, da solo piangendo. Così lo prenderà e lo stringerà a sé. Ma il Tiyanak, non so come si dica, ritornerà alla sua vera forma e mangerà la testa del viaggiatore. Si racconta anche che Tiyanak, ok, trovi piacere nel portare fuori strada i viaggiatori o nel rapire i bambini. Bene, vi mostro la orribilissima foto. Questa era l'oscenità della foto di questo bambino demone, non si capisce cosa sia. Benissimo, poi andiamo avanti. Numero 8 della lista, Candle Cove. Molto, davvero molto corta perché è una cosa come 6 righe questa storia. Questa leggenda nasce sul social Reddit, sui social network, quindi adesso bisogna avere cura anche di social network, dove gli utenti, parlando di un cartone animato andato in onda negli anni 70, di cui non si trova più alcuna notizia. Uno dei personaggi era Percy il Pirata, costruito con diversi pezzi di altre bambole. Il mistero sta nel fatto che questo programma pare non sia mai esistito e non sia mai stato trasmesso. E questi come possono sapere della conoscenza? Ma io non capisco queste leggende, non hanno alcun senso. Non hanno senso. Va bene, andiamo avanti. Capelli perfetti. Questa leggenda metropolitana racconta di una donna che voleva mantenere perfetti i suoi capelli anche durante la notte. Non sono così malata. Per fare questo, una sera si lavò i capelli con acqua e zucchero e li lasciò avvolti in un asciugamano. Il giorno successivo, però, non si svegliò più. Chi andò a controllare l'avvenuta morte tolse l'asciugamano dalla testa della signora e vi trovò un nido di ratti intento a mangiare la testa. Mai fare acqua e zucchero, mai, mai. Proseguiamo con l'ultima storia purtroppo per oggi, che si chiama la Volga Nera. Se nessuno sapesse cos'è una macchina tipo degli anni. La protagonista di questa storia è una Volga Nera, macchina molto in uso a Varsavia nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. La storia racconta della scomparsa di moltissime persone su questa limousine tra il 1960 e il 1970. A sparire nella Volga Nera sarebbero state soprattutto ragazze giovani e belle, ovviamente tutte quelle là, perché allora non sarebbe un mio problema in quel caso, e rapite per diventare giocattoli sessuali dei Soviet, o anche bambini il cui sangue sano sarebbe servito per curare gli occidentali o gli arabi ricchi malati di leucemia, o i cui organi sarebbero stati trafficati. L'auto pare fosse guidata da preti, suore, vampiri,
o addirittura dal diavolo in persona. Questa è la migliore. Proprio ha spaccato tutto questa storia qua. Vabbè, dovete sapere che sono leggende metropolitane, quindi non si sa se siano vere, stupidate o non si sa. Comunque sta cosa che, cioè, che la gente viene uccisa da preti e suore mi pare altamente impossibile, a meno che non si tratti della seconda stagione di American Horror Story, ma non è questo il caso. Ad ogni modo, il video è finito. Se avete qualche altra storia, così posso fare il quarto della questa tipologia di video, ditelo qua sotto e lasciate un bel like anche se vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie per aver visto questo. Ciao!